Come noto, l'ordine del giorno reca l'audizione del dottor Augusto Lama, che ringrazio. Ricordo che la seduta odierna si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. I lavori potranno proseguire in forma segreta a richiesta dell'audito o dei colleghi e ovviamente a quel punto non sarà più consentita la partecipazione da remoto e verrà interrotta la trasmissione via streaming sulla Web TV. Do quindi la parola al dottor Rama, che ringrazio per la disponibilità. Il motivo, dottore, per cui noi abbiamo scelto di audirla è che all'inizio degli anni 90 lei ha condotto un'indagine riguardante le infiltrazioni mafiose nelle zone di estrazione di marmo di Carrara. Nel corso dell'inchiesta che la Commissione sta svolgendo in merito alla strage di Via D'Amelio, si è più volte fatto riferimento a questa sua indagine e vorremmo quindi che lei ci spiegasse come è nata la sua indagine, come si è svolta e quali esiti ha prodotto. Grazie. Ringrazio anzitutto per l'audizione, per l'invito e passo senz'altro a spiegare ciò che mi è stato richiesto, non mancando peraltro di precisare inizialmente che qualche eventuale omissione o difformità rispetto a qualche mia precedente dichiarazione è dovuto al fatto che le carte di questo procedimento io ho dovuto faticosamente ricostruirle perché dopo l'incidente del 1992, parlo del mio incidente professionale, quindi l'apertura di un procedimento disciplinare al mio carico, l'inchiesta che promosse l'allora ministro della giustizia, onorevole Martelli, e quelle vicende che l'accompagnarono, io dovetti astenermi, come poi spiegherò più diffusamente più avanti, e quindi da allora, praticamente dopo la mia astensione, le carte mi furono sottratte e soprattutto non mi fu più consentito avere alcun accesso se non una relazione finale al mio, in allora, procuratore capo, dottor Duino Ceschi. Per cui le carte le ho dovute ricostruire un po' con l'aiuto, un po' con qualche mia iniziativa personale presso il mio ex ufficio della Procura di Massa e per quello di Lucca, un po' con l'aiuto dell'avvocato Trizzino e del maresciallo Pierfranco Angeloni, che è un po' una memoria storica di questa indagine, perché lui ha continuato a occuparsene anche dopo, ne ha fatto come un suo punto di onore. Per me invece, vuoi un po' le amarezze personali che mi avevano accompagnato, vuoi per il lunghissimo tempo trascorso da allora, oltre i 30 anni, ovviamente su questa vicenda per me era sceso un pochettino di oblio, quindi ho dovuto piano piano ricostruire nelle modalità che ho spiegato e quindi eventuali distinzioni, eventuali diciamo così, integrazioni o anche difformità, si spiegano per i motivi che vi ho detto. Ciò premesso, comunque oggi sono in grado di ricostruire abbastanza diffusamente quello che accade, anche se preciso anche questo, e sembrerà strano. Ancora oggi io non sono in grado di dire esattamente questa mia indagine che fine ha fatta, perché, come spiegherò meglio più avanti, questo fascicolo processuale fu trasmesso dalla Procura della Repubblica di Massa Carrara a quella presso il Tribunale di Lucca e poi da Lucca è andata a finire alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, dove io non ho scritto francamente per cercare di sapere che cosa fosse successo, vuoi perché non ne ho avuto il tempo, vuoi soprattutto perché non ritenevo opportuno fare questo passo perché non penso, dato le dimensioni della Procura di Roma, che qualcuno avrebbe mai avuto tempo di andarsi a cercare questo fascicolo, mentre per quanto riguarda gli altri due uffici ho potuto utilizzare, sia pure accompagnato da regolare richieste scritte che ai sensi dell'articolo 116 del Codice di Procedura Penale, che qui se vi interessa potete trovare, anzi di cui ne è stata già estratta una fotocopia, potevo sfruttare la conoscenza di colleghi con cui avevo illo tempore lavorato.
Ciò premesso, dicevo, durante, venendo appunto all'argomento per cui sono qui, durante l'estate del 1990 arrivò appunto all'ufficio della Procura di Massa notizia, inizialmente di tipo ufficioso, confidenziale, da parte di un certo signor Franco Ravani, che era il presidente di un consorzio cave, quindi raccoglieva un pochettino gli umori della piazza di Carrara, la piazza, diciamo così, degli estrattori di marmo, dei produttori di marmo della zona. Poi Ravani fu anche sentito invece in via testimoniale, documentazione e comunque notizie circa il fatto che le società in Industria Marmi e Graniti, IMEG, d'ora in poi IMEG, e Società Puana Marmi, SAM, che erano le società che avevano in gestione fra il 50 e il 60% degli agri marmiferi a monte della città di Carrara, erano in qualche modo cadute sotto controllo di personaggi siciliani sospetti di vicinanza alla mafia. Io allora mi mossi anzitutto appunto sentendo il Ravani, ma soprattutto assumendo ad informazione il ragioniere Alessandro Palmucci, ex funzionario per molti anni della Montecatini Marmi S.p.A., poi della stessa Industria Marmi e Graniti, cioè dell'IMEG, che quindi era a conoscenza della vicenda. E l'assunzione di questo signor Alessandro Palmucci ci cominciò a chiarire, diciamo così, un po' i termini della vicenda. E lui disse che praticamente queste società erano appartenute inizialmente diciamo al settore pubblico, al settore lapideo pubblico, precisamente del gruppo dell'IRI e in particolare fra le controllate dell'IRI dell'EGAM, cioè ente gestione attività minerarie. E sotto il controllo dell'Istituto appunto per la ricostruzione industriale, questi bacini di marmiferi erano stati appunto, era stata costituita la IMEG come società controllante con il 100% di capitale sociale controllato dall'ente pubblico e a sua volta controllante il 65% della società Apuana Marmi e il 35% invece di proprietà privata di un tale dottor Giacomo Caruso, titolare e amministratore della ditta Marmi e Graniti d'Italia. Poi nel 1982, con lo scioglimento dell'EGAM, la partecipazione pubblica nel settore lapideo era stata trasferita all'Ente Nazionale Idrocarburi, all'ENI, e per essa alla società capogruppo per il settore minerario, società SAMIM, Società Attività Minerarie e Metallurgiche, S.p.A. E la stranezza, il cuore diciamo, delle dichiarazioni del ragionier Palmucci era questa, che nonostante i buoni risultati conseguiti nell'attività estrattiva e i programmi di sviluppo allora pianificati, l'ENI, in allora diretta dal professor Reviglio, decise di rinunciare alle partecipazioni nel settore lapideo e procedette alla privatizzazione nominando dirigenti della SAMIM gli ingegneri Vito Camberali e Vito Piscicelli con il compito proprio di preparare la suddetta privatizzazione. E quindi con accantonamento dei piani di sviluppo accennati e soprattutto con privatizzazione ottenuta mediante una consistente svalutazione dei materiali, delle merci e dei prodotti in giacenza presso i magazzini IMEG e SAM. Dopodiché, dice il Palmucci, io ero uscito dalla IMEG ma sapevo che era stata ceduta a un'impresa siciliana di medio-piccole dimensioni, la Generali S.p.A. di Palermo, che però a sua volta faceva parte, era stata controllata dalla Calcestruzzi Ravenna S.p.A. e quindi dal gruppo Ferruzzi Finanziaria, che allora costituiva in effetti un potentato diciamo dell'Italia economica dei tempi. A seguito di queste dichiarazioni io allora delegai ampie e articolate indagini
la questura di Massa Carrara, la squadra mobile e soprattutto il nucleo polizia tributaria della Guardia di Finanza di Massa Carrara, con subdelega ai collaterali uffici di Bologna e di Ravenna per quanto riguarda appunto Calcestruzzi, Ravenna e Ferruzzi, e Palermo per quanto riguarda appunto le imprese siciliane, nonché con ausilio anche alle nostre sezioni di PG della Procura della Repubblica, quella l'aliquota Polstato e l'aliquota Guardia di Finanza. Indagini che furono molto complesse e durarono più o meno circa un anno. Il tutto poi fu, diciamo così, dopo un iniziale allocamento del fascicolo nell'allora esistente modello 45, cioè atti non registrati non costituenti reato, poi fu passato a atti relativi a presunte infiltrazioni mafiose nelle zone marmifere di Carrara attraverso il controllo delle aziende SAM e IMEG, eccetera. Quindi fu tenuta in modello 21 anche senza iscrizione di persone come indagate. Prevengo una possibile obiezione, perché qui fra chi mi ascolta c'è il dottor Scarpinato, c'è il procuratore nazionale che dice come mai, quindi potrebbero farmi l'obiezione, ma eravamo nei primi tempi del codice di procedura penale, quindi diciamo che ancora si procedeva un po' garibaldinamente, ovviamente oggi non sarebbe più possibile. Allora fu iscritta in questo senso e, ripeto, furono indagini che sono durate oltre un anno e hanno permisero di accertare più o meno quanto adesso cerco di sintetizzare. La Generale Impianti S.P.A. di Palermo, di cui il Palmucci aveva parlato, risultò esistente e facente capo a un gruppo di consimili aziende, tutte operanti nel settore edile estrattivo e tutte facenti capo alla famiglia Buscemi e alla famiglia Bonura, in particolare a Buscemi Antonino, Buscemi Salvatore, Buscemi Giuseppe e Bonura Francesco. Queste persone, secondo diciamo, le indicazioni che venivano appunto dalle indagini, erano state indicate dai pentiti storici di Cosa Nostra, quindi Tommaso Buscetta, Salvatore Contorno, Antonino Calderone, Francesco Marina Manoia, come facenti parte praticamente e reggenti della famiglia praticamente del mandamento mafioso Passo di Rigano Uditore, quartiere di Palermo, che insieme ad altre famiglie, la segnalazione era questa, facevano capo al noto capomafia Salvatore Inzerillo, che poi era stato ucciso nel corso della prima guerra di mafia, fine anni 70, primi anni 80, ed erano diventati per conto invece del gruppo vittorioso, il gruppo corleonese, i reggenti della famiglia stessa. Io in quel momento presi un breve collegamento con l'ufficio istruzione del Tribunale di Palermo, il collega dottor Guarnotta, e poi procedetti direttamente a sentire e interrogare il collaboratore di giustizia, signor Antonino Calderone, l'unico dei cosiddetti dichiaranti che si trovasse almeno all'epoca ancora in Italia, il quale confermò tutte queste indicazioni che mi erano state date nelle informative di PG degli uffici che avevo delegato. Fu chiaro inoltre che la Generale Impianti, ecco, mi fecero anche un po' un resoconto di questo, proveniva da varie trasformazioni societarie. Nel 1977 era D'Amico Costruzioni con sede in Palermo in via Notar Bartolo 38, poi veniva incorporato con aumento di capitale sociale in la ditta Buscemi Cava Bigliemi, poi diventata Cava Bigliemi S.P.A., e il capitale che poi passava alla Finsavi SRL e alla fine tutte queste società erano ritornate appunto incorporate in questa Generale Impianti SPA. C'era anche la ditta Buscemi di Buscemi Antonino e Fratelli SNC, e appunto che poi confluiva nella Finsavi SRL.
Qui il capitale veniva ripartito praticamente veniva fra il 50% tra la Calcestruzzi Ravenna SPA, che aveva rilevato la parte di capitale appartenente a Buscemi Salvatore, e il restante 50% ai due fratelli Buscemi Antonino e Giuseppe, nella misura di 200 e 400 milioni di lire, e praticamente la suddetta società risultava controllare il 100% della Cava Biglietti SPA e della Generale Impianti. C'era poi un'altra società, la Calcestruzzi Palermo SPA, che era di proprietà di Buscemi Antonino, Chiovaro Aurelia e Bonura Francesco, che con atto del 24 ottobre 1984 aveva ceduto pure il 100% del pacchetto azionario alla Calcestruzzi Ravenna SPA. E infine, come abbiamo detto, fra il 1987 e il 1988 queste IMEG e SAM erano state diciamo oggetto di quella privatizzazione di cui ho parlato, per cui praticamente dopodiché la Calcestruzzi Ravenna SPA, che come abbiamo visto già controllava la Generale Impianti SPA e la Finsavi SRL, aveva acquistato anche il pacchetto azionario della IMEG e della SAM, compreso anche quel 35% che era rimasto alla Marmi e Graniti d'Italia del dottor Caruso. Quindi di fatto la Calcestruzzi Ravenna controllava diciamo, il completa pacchetto azionario sia dell'industria Marmi e Graniti che della società Apuana Marmi. Parallelamente alla privatizzazione di queste ditte IMEG e SAM e al conseguente passaggio sotto il controllo della Calcestruzzi Ravenna SPA, registrava un'intensificazione dei rapporti commerciali fra le stesse aziende di qui sopra e la Generale SPA Impianti di Palermo, sopracitata con tutte le trasformazioni che abbiamo visto, e che praticamente diventava se non l'unica, la principale, se non addirittura l'unica destinataria della produzione marmifera delle due citate industrie apoversiliesi. E inoltre gli interessi siciliani della gestione degli agri marmiferi venivano fisicamente assicurati dalla presenza di tale geometra Girolamo Cimino quale amministratore unico della SAM SPA. Questo geometra Girolamo Cimino risulta coniugato con Buscemi Giuseppa Maria, nata a Palermo il 19 marzo 1954, sorella di Buscemi Maria Luisa, che a sua volta è moglie del Buscemi Antonino, di cui sopra già parlavamo, indicato dalle indagini antimafia della G di Palermo come il capo, insieme al fratello Salvatore, a Bonura Francesco, di questa famiglia mafiosa, Passo di Rigano, uditore. Quindi, al fine di chiarire meglio l'importanza di questo geometra Cimino all'interno del gruppo SAM IMEG, che a questo punto si cominciava a capire perché negli ambienti di Carrara si parlasse così di presenze siciliane, venivano disposte da prima in via preventiva su richiesto dell'ufficio dell'Alto Commissario per la lotta alla mafia, poi in via ordinaria giudiziaria, delle intercettazioni sulle utenze telefoniche delle anzidette aziende, cioè della IMEG e la SAM. Preciso che la IMEG ha sede in Massarosa, località Montramito, che è una piccola città della, diciamo, della Versilia interna, mentre la società Apuana Marmi ha sede in Carrara, via Provinciale 158. Quindi davamo il via a queste intercettazioni, le varie utenze di queste due società, che il dato più significativo di queste intercettazioni era quello che permetteva di riscontrare che il geometra Cimino era effettivamente il vero dirigente responsabile sia della società controllata SAM che, ciò che più conta, di quella controllante IMEG. Inoltre, ciò che rappresenta poi il dato più significativo è che dopo un periodo di intercettazioni telefoniche che comunque avevano dato già il là dell'importanza del geometra Cimino all'interno della direzione delle due aziende,
Tanto che si poteva dire che le due società di fatti rappresentassero un unicum fisico-organizzativo, quando nel novembre del 91 il settimanale Epoca pubblicava un dossier riservato del o stralcio almeno del, di un dossier riservato del ROS dell'Arma dei Carabinieri inerente a una presunta mappa delle cosche mafiose e diciamo si notava cui tra l'altro venivano citati appunto questi personaggi e questo mandamento mafioso si notava sui telefoni intercettati una certa agitazione e venivano udite almeno due conversazioni fra i dirigenti delle società medesime sul fatto che dopo la suddetta pubblicazione la leadership siciliana sulle società sarebbe stata messa in discussione e si capiva insomma che si poteva arrivare a scoprire chi effettivamente dirigesse le società medesime. Devo dire peraltro che faccio un attimo un passo indietro perché qui parliamo del novembre del 1991, ma io già dopo aver ricevuto tutti questi rapporti di indagine avevo scritto in data 26 agosto 1991 alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo in cui praticamente una lunga missiva in cui spiegavo esattamente tutto quello che avevamo scoperto noi, quindi la composizione, diciamo, gli intrecci societari, i personaggi che gravitavano intorno alle società, quello che avevamo accertato su appunto i Buscemi e Bonura, eccetera, eccetera, e sull'opportunità di quello che avevano detto i pentiti, insomma tutto quello che ho già detto, l'opportunità di accertare bene quali fossero i reali rapporti tra questa famiglia di Passo di Rigano Uditore con queste società controllate e la Calcestruzzi Ravenna e più in generale la Ferruzzi Finanziaria, apparendo possibile che ciò rappresentasse un momento di infiltrazione mafiosa, nel senso di creare praticamente dei collegamenti fra aziende controllate dalla mafia e grandi aziende del nord. E quindi chiedevo praticamente di mettere sotto controllo, sotto attenzione investigativa e sotto controllo, una serie di appunto le utenze della Generale Impianti e più in genere delle altre società che vi facevano capo e dei personaggi che vi gravitavano e in attesa eventualmente di sviluppare delle indagini un pochino più particolareggiate. Per quello che ho potuto accertare, l'indagine presso la Procura del Tribunale di Palermo veniva affidata al collega Gioacchino Natoli che in data 18 novembre 1991 riferì praticamente alla Procura, quindi a me, che questa mia informativa era stata praticamente inquadrata in un fascicolo recante il numero 3589/91 notizie di reato con l'iscrizione a indagati delle persone di Buscemi Antonino, Buscemi Salvatore, Bonura Francesco e Cimino Girolamo. Mi spiegava altresì il collega che in data 14 novembre 1991 il GIP presso il Tribunale di Palermo aveva autorizzato intercettazioni telefoniche per la durata di giorni 20 prorogabili su tutta una serie di utenze che facevano capo, immagino, a tutte quelle aziende e personaggi di cui ho parlato. Il collega mi spiegava altresì che per indisponibilità delle linee le suddette intercettazioni non potevano essere subito attivate e riservandosi poi di comunicare la data di attivazione delle stesse. A questa notizia è poi seguita un'altra comunicazione manoscritta sempre del collega in cui comunicava che erano state attivate le intercettazioni su una serie di utenze. Di questa non posso riferire però la data perché non la reca il foglio.
Da quello che però ho potuto vedere poi nelle informative della Guardia di Finanza, credo che le utenze siano state attivate tra la seconda metà del mese di dicembre del 1991 e i periodi di gennaio-febbraio o primi di marzo del successivo anno 1992. Tornando però alla mia, diciamo così, relazione, dicevo che da alcune telefonate intercettate sulle utenze nostre, oltre a preoccupazioni per questo dossier dei ROS che aveva pubblicato il settimanale Epoca, si notavano appunto alcune intercettazioni in cui si diceva da parte dei personaggi gravitanti nelle due aziende apuane, diciamo così, apo-versiliesi, che vi era un'autorità giudiziaria che stava indagando sui collegamenti mafiosi all'interno del gruppo SAM e IMEG e che dopo le ricordate pubblicazioni sarebbe risultato chiaro che dietro a tutta questa operazione vi era proprio il signor Buscemi Antonino. E qui francamente è un aspetto un po' misterioso della vicenda, perché nel novembre del 1991 io naturalmente non operavo ancora del tutto cripticamente, quindi quello che mi ha interessato è tutto successivo. Quindi non si sa bene chi poteva avere avvertito le aziende toscane che c'era un'autorità giudiziaria che stava operando per accertare eventuali legami e infiltrazioni mafiose. Però era evidente che posto che dopo questo fatto i telefoni cominciavano a tacere, era il momento di passare ad una fase palese dell'attività investigativa. Così nel mese di gennaio del 1992 io procedetti a emanare una serie di decreti di perquisizioni locali presso le sedi delle già ricordate SAM IMEG della Calcestruzzi Ravenna S.P.A., della Finzavi S.R.L., della Calcestruzzi Palermo, oltre che della Generale Impianti, provvedimenti a cui veniva data esecuzione il giorno 28 gennaio 1992. Il dato più interessante che emerse da questa fase investigativa è stato il sequestro presso degli uffici IMEG e SAM in Montramito dei contratti relativi alla cessione del pacchetto azionario dall'ENI Samim alla Calcestruzzi Ravenna S.P.A. e agli atti che lo hanno accompagnato negli anni 87 e 88. In particolare emergeva con tutta evidenza che sulla base del confronto con i dati degli anni immediatamente precedenti e successivi, è proprio nell'87, con l'approssimarsi della privatizzazione, le giacenze di magazzino avevano subito una svalutazione quantificabile intorno al 30%, circa 10 miliardi di lire, sulla base della semplice estrapolazione di alcune fatture, IMEG relative a forniture risultate passive, cioè quelle in cui la società non aveva recuperato per intero il proprio credito, e della generalizzazione arbitraria di tali criteri. Qui ci fu un'ampia informativa della Guardia di Finanza di Massa Carrara sul punto. Cosa ancora più interessante di questa ricostruzione è che chi si era occupato specificamente di questo aspetto della vicenda era proprio il geometra Cimino, era lui che aveva fatto questa svalutazione, che aveva preparato l'operazione. Quindi a questo punto si potevano fare alcune considerazioni conclusive, che la Calcestruzzi Ravenna dal 1984 si riteneva che avesse posto in essere un piano di introduzione nel mercato edile estrattivo siciliano attraverso una serie organica di alleanze e collegamenti societari, e con rilevamenti appunto dei pacchetti azionari delle varie imprese siciliane di cui ho parlato, e che nell'ambito di questo piano, almeno noi ritenevamo, al fine evidente di sdebitarsi per qualche favore ricevuto, quindi per aver avuto l'ingresso in Sicilia della Calcestruzzi Ravenna, avesse operato per fare la cosiddetta privatizzazione,
quindi, e quindi la, con la possibilità di acquisire a prezzi estremamente ridotti la, le due aziende, diciamo, di Carraresi, Apoversilesi, diciamo meglio, e che attraverso la presenza del geometra Cimino di fatto fosse stata data la possibilità alle imprese siciliane di controllare le aziende Apoversilesi, cioè la IME e la SAM, non solo per la fornitura di marmi e graniti, ma anche per il cosiddetto affare dei ravanetti. Che cosa sono i ravanetti? I ravanetti sono praticamente quelle zone dove vengono accumulati il materiale di scarto delle lavorazioni del marmo, che apparentemente non è roba, sembrerebbe roba da buttare, invece no, perché gli affari del marmo sono un po', ora chiedo scusa del paragone un po' triviale, ma un po' il maiale che non si butta niente. Nel senso che i ravaneti possono essere utilizzati per processi della desolforazione nei processi industriali, quindi larghissimo UD, processi per esempio nella cosmetica, cipri e cose eccetera, quindi qui ci sono delle signore, cioè praticamente ha un uso e anche in altre attività che adesso non ricordo. Quindi il controllo, oltre che delle forniture marmifere, anche di questo affare dei ravaneti, avrebbe costituito veramente un grosso affare per la mafia. Il problema quale fu? Che io tutte queste cose non ebbi la possibilità di seguirle, e anche di intensificare i rapporti che avrei voluto tenere con la Procura di Palermo, perché praticamente che cosa successe? Che la stampa locale, che poi come abbiamo visto la stampa già qualcosa evidentemente aveva saputo, ma la stampa locale aveva saputo di questi decreti di perquisizione e quindi mi chiese contezza del fatto che diciamo dei decreti che avevo emesso. E lì, confesso la mia ingenuità, invece di tacere, io pensando che in qualche modo i telefoni avrebbero potuto riprendere a parlare, lasciai trapelare qualcosa, naturalmente non certo tutte queste notizie che ho riferito, ma dicendo che ci poteva essere qualche cosa che avesse a che fare con la mafia, però questo naturalmente coi titoli di stampa che lo accompagnarono sollevò un putiferio notevole. E io mi trovai al centro di iniziative e attacchi importanti, insomma. L'avvocato Striano, che difendeva la Calcestruzzi Ravenna, e non so se anche la Ferruzzi Finanziaria, presentò un esposto al Ministero di Grazia e Giustizia e l'allora ministro iniziò un'attività ispettiva, mandando un ispettore presso la Procura di Massa, perché secondo l'esposto la mia indagine sarebbe stata tesa a screditare addirittura la Calcestruzzi Ravenna e quindi la Ferruzzi Finanziaria per scopi non chiari o comunque per favorire magari maestranze interne di Carrara. E però questa indagine, ancorché risonante all'inizio, finì abbastanza presto perché l'ispettore venne, prese contezza dei documenti, degli atti di indagine, mi interrogò lungamente e concluse che l'indagine era pulita. Rimaneva però il fatto dell'illecito disciplinare di aver parlato alla stampa, e questo appunto portò la Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Genova, perché noi come Massa Carrara siamo toscani amministrativamente, ma siamo liguri dal punto di vista del distretto giudiziario. Questa è una vecchia cosa che risale ai tempi dell'Unità d'Italia, ma ora non ci interessa. Quindi la Procura Generale della Repubblica inviò subito una segnalazione, e qui devo dire che scontavo invece la conflittualità interna all'autorità giudiziaria, cioè io avevo se non l'ostilità, quantomeno l'aperta diffidenza della mia linea superiore, cioè la stesso procuratore della Repubblica e la Procura Generale di Genova, perché io in passato avevo fatto altre indagini, io avevo lavorato sin dal 1985 su un traffico di droga molto forte dal Pakistan agli Stati Uniti, avevo lavorato negli anni 87
su infiltrazioni di palestinesi in Italia, su traffici di armi dal Medio Oriente per il Medio Oriente. Avevo lavorato su crimine organizzato, infiltrazioni campane del crimine organizzato, il traffico di rifiuti verso la Campania, la famosa storia della Terra dei Fuochi. Avevo lavorato sull'introduzione di cittadine nigeriane da avviare alla prostituzione, quando ancora il discorso dell'immigrazione clandestina era ancora al di là da venire. Quindi, diciamo, io per il distretto di Genova ero un po' il rompiscatole, quello che, non che avessi mai trascurato il quotidiano, perché l'ho sempre fatto col massimo dell'impegno, però se avevo la possibilità di interloquire e di ampliare il raggio delle mie indagini, avevo lavorato nel terrorismo delle Brigate Rosse con l'allora procuratore di Firenze, Pierluigi Vizzo, ne avevo fatte tante. Ero quello che rompeva le scatole e quello era... E quindi chiaramente al mio procuratore e soprattutto al procuratore generale a Corte d'Appello di Genova non parve vero di fare un bel rapporto, una bella segnalazione, mettendoci dentro tutto questo, quell'altro, che io parlavo troppo, che quello, eccetera, eccetera, che io tendevo a espandermi come se poi fossero tutte sciocchezze. E quindi dovetti difendermi davanti prima alla Procura Generale della Cassazione, poi soprattutto davanti alla sezione disciplinare del CSM, sino al novembre del 1993, quando poi finalmente fui sentito, fui processato, insomma venni assolto, nel senso che mi fu riconosciuto il fatto che non avevo rivelato niente di essenziale, quindi potevo aver fatto una cosa che sarebbe stata meglio non fare, ma non avevo fatto la rivelazione di segreti d'ufficio. Quindi questo, diciamo, come accennavo all'inizio del mio dire, mi ha messo poi in condizione di non avere più notizie del mio procedimento, quindi, e tantomeno accesso agli atti, salvo questa relazione che, su richiesta dello stesso Procuratore della Repubblica, feci, perché era una vicenda effettivamente complessa. Dopodiché io sapevo, almeno così la sapevo, che il fascicolo era stato trasmesso per competenza alla Procura di Palermo e che notizie del fatto fossero state inviate anche a Lucca e mi sembrava a Roma o a Firenze. Viceversa, ecco, qui torniamo agli accertamenti che ho fatto io, dietro naturalmente regolare richiesta scritta, ho potuto avere accesso agli atti, insomma, cioè agli atti, no, diciamo ai brogliacci dell'allora, perché allora ovviamente non c'era ancora l'informatizzazione che oggi dei registri, quindi è tutto a mano. Il mio fascicolo fu trasmesso io mi astenni il 15 febbraio dell'anno 1992, quindi non ho saputo l'esito che avevano avuto le intercettazioni telefoniche che aveva disposto il collega Natoli presso la Procura di Palermo. Questo poi ho potuto accertare tramite gli atti che un po' ha trovato Angeloni, poi mi ha mandato l'avvocato Trizzino, che il collega, dopo una iniziale proroga di indagini, un'iniziale proroga di indagini, aveva effettivamente intercettato tutta una serie di utenze telefoniche, rispetto alle quali però, come da un rapporto finale della Guardia di Finanza che è del 26 marzo dell'anno 1992, pur riscontrando tutti gli intrecci e i collegamenti societari di cui ho parlato, quindi il controllo di Calcestruzzi Ravenna delle due società, la riconduzione delle società a tutti quei personaggi di cui ho parlato prima, non era riuscita però a trovare, diciamo, elementi di prova che in qualche modo dimostrassero che dietro questi collegamenti societari vi era un vero e proprio sodalizio mafioso. Di tal che, appunto, questa informativa è del 26 marzo del 1992, non so se poi il collega Natoli ebbe a trasmettere qualcosa, ma io a quel punto non avevo più nessun accesso, nessun rapporto con gli atti, però invece
A seguito di questo il collega chiese ed ottenne dal GIP presso la Procura di Palermo nel giugno del 92 l'archiviazione del 358991, cioè del fascicolo che lui aveva aperto presso a carico di Bonura, Antonino, eccetera, eccetera. Per quanto riguarda invece il mio fascicolo, ripeto, io sono riuscito a risalire alla trasmissione che fece il mio in allora procuratore, dottor Duino Ceschi, per competenza alla Procura della Repubblica di Lucca, in cui lui ipotizzava praticamente la competenza di quell'autorità giudiziaria, perché diceva la società IMEG e SAM hanno sede in Massarosa via Montramito, lo Sagrato Serrocchino, il che non è del tutto preciso perché la SAM è a Carrara, ma quello conta poco. Ma dice lui, ogni atto di trasferimento di azioni o quote societarie si è quindi realizzato in tale luogo, compreso nel circondario del Tribunale di Lucca. È profilabile l'ipotesi di falso in bilancio ed in scritture contabili, articolo 621 cc, frode fiscale, articolo 4, primo comma, punto 7 della vecchia legge 516-82, oltre altre ravvisabili. Questa missiva, insieme con l'informativa da cui ho tratto, diciamo, la relazione che vi ho fatto, fu mandata poi ai signori procuratori della Repubblica presso i tribunali di Firenze e di Palermo per l'eventualità che si verificasse la loro competenza. E poi si accompagnava appunto l'invio della memoria, di cui appunto in parte vi ho letto, in parte ne ho tratto la relazione che vi ho fatto, fatta da me. Ora, questa trasmissione, figuriamo, lungi da me naturalmente la volontà di polemizzare a 30 anni di distanza con il mio in allora procuratore capo, ormai le cose sono andate così. Dico che questa è, diciamo, formalmente corretta, perché se ovviamente prendiamo i reati societari, allora possono seguire questa traccia. Però, posto che sul tutto si ipotizzava una possibile quantomeno partecipazione interna o addirittura partecipazione diretta ad associazione mafiosa, e che a Palermo pendeva un procedimento, il 358921, quello del collega Anatoli, già con degli indagati iscritti, tra l'altro in vista della costituzione delle direzioni distrettuali antimafia, perché parliamo dei primi del 92, quando il complesso normativo, il decreto legge con la legge di conversione che istituiva le direzioni distrettuali antimafia e la direzione nazionale antimafia entrava in efficacia. È vero che non era un decreto retroattivo, di tal che si poteva indagare ancora, ma posto che a Palermo esisteva già un fascicolo con gli indagati iscritti e che a Palermo si andava a costituire la DDA, credo che sarebbe stato più logico, come io in buona fede ritenevo, che il fascicolo fosse mandato a Palermo. Invece fu mandato a Lucca e a Lucca, come ho potuto accertare anche qui con regolare richiesta scritta al collega Manzione che in oggi la dirige, il fascicolo fu assegnato all'allora procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lucca, dottor Angelo Altuofermo, e poi al sostituto dottor Gabriele Ferro, e fu poi a sua volta inviato, a quanto risulta dagli atti del registro di passaggio della Procura di Lucca, senza ancora iscrizione di indagati, alla Procura della Repubblica di Roma in data 22 gennaio 1993. E questo è il fascicolo che da 697/1990, il regime modello 21, che era quello che aveva da noi alla Procura di Massa, era diventato 63792, registro modello 21 presso la Procura della Repubblica di Lucca, dove andò a confluire anche il fascicolo 445-92 modello 45 della Procura di Firenze, che aveva ricevuto la nota del dottor Ceschi, a cui ho fatto riferimento insieme alla mia informativa, che trasmisero tutto a Lucca, e da Lucca è andato a Roma. Non so a Roma che fine abbia fatto questa onorevole commissione, che ha i poteri dell'autorità giudiziaria inquirente, potrà sicuramente farne di più. Non ho scritto,
sia perché non ho avuto il tempo rispetto al tempo della mia convocazione, sia perché onestamente ho ritenuto abbastanza inutile, perché in un ufficio come quello di Roma, qui ripeto, ho potuto un po' sfruttare la conoscenza di colleghi che hanno velocizzato le mie richieste, eccetera. Ripeto, sempre dietro autorizzazione scritta, ma a Roma francamente penso che sarebbe stata un qualcosa di molto difficile e che sicuramente questa commissione potrà accertarla meglio di me. Quello che posso dire con riferimento invece all'argomento che forse più interessa questa onorevole commissione è il discorso del collegamento con le stragi. In proposito posso riferire questo, che già nell'anno 2000, esattamente l'11 maggio di quell'anno, io fui convocato presso la Direzione Nazionale Antimafia, dove fui interrogato da un collega, di cui naturalmente non ricordo il nome, della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta, che, grazie, volle conoscere un po' tutti i particolari della mia indagine, quello che vi ho spiegato adesso, e che mi notiziò, diciamo, ufficiosamente, che, perché io naturalmente feci presente che era una indagine che poi tra l'altro nel 1997 aveva sfogato, perché questo almeno ero riuscito a saperlo, perché la stampa l'aveva pubblicato, nel 1997 c'era stata una grossa indagine sui rapporti tra mafia e calcestruzzi che aveva portato anche a delle condanne. Quindi in qualche modo il lavoro che avevo fatto, insomma, in qualche modo era stato considerato, non era proprio finito al macero. E il collega mi spiegò che praticamente ritenevano che questa mia indagine nel coacervo del più generale indagine mafia appalti avesse potuto costituire o la motivazione o una delle motivazioni che avevano portato poi l'organizzazione di Cosa Nostra a programmare e attuare la strage di Via D'Amelio. Devo dire che la Procura della Repubblica di Caltanissetta mi ha convocato poi anche molto più recentemente, il 24 marzo di quest'anno, dove sono stato interrogato direttamente dal procuratore capo e da due sostituti della direzione distrettuale antimafia, oltre che da un membro della direzione nazionale antimafia che veniva da Siracusa, esattamente dal collega dottor Salvatore Dolce, dai sostituti procuratori Davide Spina e Claudia Pasciuti e dal procuratore capo della Repubblica, dottor De Luca. Naturalmente su questo atto devo mantenere riserva perché c'è un'indagine in corso, ma credo di non violare nessun segreto istruttorio se dico che tanto volevano ancora una volta sapere cosa era successo nel 92 e tutti gli atti che lo avevano accompagnato. E quello che mi fa piacere di aver trovato poi fra gli atti che mi ha mandato l'avvocato Trizzino, copia della richiesta di archiviazione formulata nell'anno 2003 dalla Procura della Repubblica di Caltanissetta, Direzione Distrettuale Antimafia, dove si dà ampio riferimento ai rapporti fra Gruppo Ferruzzi e in particolare Calcestruzzi S.P.A. e famiglia Buscemi, con quelle varie aziende di cui ho parlato, e attraverso il controllo degli appalti si fa riferimento a una sentenza di condanna nei confronti del Buscemi, qui almeno viene riportata, della Tribunale di Palermo, sezione quinta penale del 2 marzo 94, divenuta poi irrevocabile nel 29 febbraio del 96. Si fa riferimento alle mie dichiarazioni a proposito quelle del 2000 sul discorso dello esposto Martelli e poi del procedimento disciplinare, e si fa riferimento poi al fatto che, questo chiaramente penso sia un errore di conoscenza, il procedimento iniziato a Massa Carrara a carico di Buscemi e Attendo fu archiviato a Palermo il 1 giugno 92, subito dopo la strage di Capaci, e le relative intercettazioni furono smagnetizzate, anche se si diede conto dei rapporti commerciali, eccetera, eccetera. Qui chiaramente un errore, perché come abbiamo visto il fascicolo a Palermo non c'è mai stato, e quindi l'archiviazione riguardava il 35 89 91, quello che era stato gestito dal collega Anatoli,
e le smagnetizzazioni, che poi sembra che non siano avvenute, riguardava le intercettazioni che aveva risposto quell'ufficio e non quello di Massa Carrara. Ripeto, non sono in grado di dirvi purtroppo che fine ha fatto il mio fascicolo, perché a quanto ho saputo è poi finito al Tribunale di Roma. Ecco, questo, diciamo, in sintesi è quello che posso riferire. Se ci sono delle domande, ben lieto, se sono in grado di rispondere. Grazie mille, dottor Lama. Io ho 3 iscritti a parlare, quindi proverei nell'organizzazione dei lavori a fare tutto entro le 15.45, in modo che poi i colleghi, 4 iscritti a parlare, quindi, e approfitto prima di dare la parola per riassumere per me e per i colleghi quello che lei ha detto soltanto su un passaggio. Sì. Quindi lei il 26 agosto del 91 aveva delineato i rapporti, sì, un quadro di rapporti tra i mafiosi e il gruppo Ferruzzi. Certo, era Calcestruzzi Ravenna, facente parte del, diciamo, della galassia Ferruzzi. E invece, essendosi lei astenuto il 15 febbraio del 92, ed avendo Leonardo Messina iniziato a parlare il primo di luglio, sì, lei non seppe, o comunque non ha saputo nemmeno in fase successiva, che Leonardo Messina disse a Borsellino che Rina era direttamente interessata alla Calcestruzzi. L'ho saputo qualche anno. Scusi, non le ho fatta finire la domanda. L'ho saputo qualche anno fa leggendo il noto libro che sicuramente conoscerete tutti, quello sull'agenda rossa di Paolo Borsellino, che rievoca tra l'altro gli ultimi mesi e mezzo di vita del collega, e a un certo punto dice Leonardo, e qui sono un po' saltato perché ancora non sapevo bene, dice Leonardo Messina dice che la Calcestruzzi Ravenna S.P.A. era cosa di Totò Riina. Questo l'ho saputo dal libro. Grazie mille. Allora, ho iscritto l'onorevole Monica Calotti, il senatore Scarpinato, il senatore Russo e l'onorevole De Rao. Proviamo a fare 2 domande e a far rispondere. Prego, onorevole Michelotti. Sì, grazie Presidente. Buonasera, dottor Lama. Buonasera. La ringrazio per la sua dissertazione. Io farò un paio di domande e poi magari, con il permesso del Presidente, se, visto un treno prenotato, magari ascolterò e chiedo... Anzi, già, scusate, di essere sintetico. Ecco, magari o mi collego, ecco. Dunque, allora, l'ho ascoltato con attenzione e la ringrazio. Lei è stato molto preciso, tra l'altro credo che sia ancora tuttora permanente la competenza tabellare per i magistrati toscani rispetto a Genova, lo dico da avvocato, ma toscano, sì, e quindi sì, permane ancora questa ancora, competenza, sì, tabellare, sì, che esiste, quindi già all'epoca. Ecco, lei ha parlato di questo suo procedimento disciplinare che poi si è concluso con diciamo, l'assoluzione, appunto. Su questo, ecco, volevo che lei magari fosse un po' più preciso riguardo, appunto, agli aspetti che le contestavano e che le hanno contestato, al momento in cui gliel'hanno contestato, in correlazione alla, diciamo, a quando lei ha avviato la sua indagine. Lei ha detto era titolare di questo fascicolo, poi arriva questo procedimento, questo doppio procedimento, diciamo, disciplinare, su input dell'allora ministro della giustizia Martelli. Ecco, se lei ci potesse focalizzare bene i momenti, il timing in cui avviene questa, diciamo, questa accusa, diciamo, nei suoi confronti rispetto alla fase delle indagini che lei stava conducendo. Ecco, e le chiedo poi, appunto, le doglianze del Ministero della Giustizia, dell'ispettore, quindi l'attività che ha fatto l'ispettore riguardo a lei, e soprattutto come mai, a suo avviso, dopo che si è concluso con epilogo fausto per quanto le riguarda questo procedimento, non è poi stato messo a conoscenza e edotto del fascicolo di cui lei comunque era titolare, per cui lei ci ha invitato giustamente a poi fare un supplemento di indagine presso la Procura di Roma, il Tribunale di Roma, ma c'è da chiedersi come mai poi lei non sia stato messo a conoscenza di un fascicolo di cui lei era titolare. Ecco, ci risulta che, ma lei ce l'ha confermato, questo fascicolo fu trasmesso per competenza territoriale a Lucca. Ecco, lei ci ha spiegato che formalmente questa scelta sembrava essere corretta, ma che sarebbe stato forse più funzionale alle indagini agganciare questo fascicolo al filone palermitano che in quel momento era in corso grazie all'attività del dottor Natoli. Ecco, ci può spiegare secondo lei le ragioni per le quali, diciamo, il suo successore ha deciso di radicare questo fascicolo su Lucca, e se lei magari avesse fatto, se fosse rimasto titolare del fascicolo, una scelta diversa, oltre appunto a delinearci in maniera un po' più precisa
cosa fino a quel momento aveva in qualche modo riuscito a carpire riguardo appunto alle infiltrazioni mafiose nella società del gruppo Ferruzzi operanti nell'attività estrattiva. La ringrazio. Prego, senatore Scarpinato. Sì, lei ha detto di avere appreso nel 1997 che era stata emessa una sentenza di condanna nei confronti di Buscemi. Le chiedo se lei ha saputo che nell'ottobre del 1992 la Procura della Repubblica di Palermo ha chiesto il sequestro e la confisca di tutto il patrimonio di Buscemi Antonino, comprese le quote che aveva insieme a Ferruzzi. E se le risulta che nel maggio del 1993 Buscema Antonino fu tratto in arresto su richiesta della Procura di Palermo per 416 bis e manipolazione degli appalti sulla base di dichiarazione di Leonardo Messina e che in quella richiesta furono esposti i rapporti che Buscema Antonino aveva con Ferruzzi. Questa è la prima domanda. La seconda domanda è un chiarimento, perché lei ha iniziato la sua esposizione dicendo: io ho avuto un incidente professionale quando è stato iniziato il procedimento disciplinare da Martelli, e poi ha detto che le carte le furono sottratte. Però dalla sentenza disciplinare, poi lei, sì, premesso per chi non è un tecnico, che l'azione disciplinare può essere promossa o dal Ministero della Giustizia o dal Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione. Dalla sentenza disciplinare risulta che il Ministero della Giustizia non propose alcuna azione disciplinare, che l'azione disciplinare infatti fu proposta dal procuratore generale presso la Corte di Cassazione su input del procuratore generale di Genova, il quale era stato investito dall'avvocato La Ferruzzi perché lei aveva fatto intervista alla stampa mentre le indagini erano in corso. Quindi non è vero che Martelli intervenne per re. Questo bisogna chiarirlo. Esatto? Grazie. Dottor Lama può rispondere a entrambi. Rispondo subito un attimo al senatore Scarpinato perché è più semplice la risposta. È corretto quello che dice lei. Martelli, l'onorevole Martelli, allora ministro della giustizia, propose un'ispezione e venne un ispettore e mi interrogò, a cui seguito non fece seguito nulla. Viceversa, è vero che la segnalazione a mio carico pervenne dal procuratore generale, l'allora procuratore generale presso la Corte d'Appello di Genova, dottor Francesco Castellano, che, ripeto, come ho già accennato, fece tutta quella serie di rivalutazioni, insomma, i motivi li ho spiegati. Quindi l'azione prese luogo dalla segnalazione del Procuratore Generale, Procura Generale Cassazione, CSM. Quanto alla prima cosa che mi ha chiesto, vengo subito da lei, che mi ha chiesto, io so che nel gennaio-febbraio del 1993, perché sono riuscita a ricostruire il documento, l'allora procuratore di Palermo, dottor Caselli, chiese la riapertura delle indagini a carico di Buscemi Antonino e degli altri. So, ma non ho prove perché non le ho, ma so che a seguito di questo fu sottoposto ad arresto il Buscemi Antonino, e che mi risulta che sia stato condannato con sentenza irrevocabile nel 1996, mentre il 2 luglio del 2002, quando andò a sentenza invece il complesso dei rapporti con la Calcestruzzi, in cui alcuni dirigenti, non so se lo stesso Panzavolta e altri, furono condannati perché quella sentenza non sono riuscito a trovarla, il Buscemi Antonino fu dichiarato non procedibile per ne bis in idem, essendo già stato condannato. Questo mi risulta a me. Quindi però ecco, quindi fondamentalmente quello che ha detto anche lei. Oh, le motivazioni. Allora, io quello che avevo scoperto è più o meno quello che le ho detto, cioè che c'erano queste cointeressenze societarie che secondo me apparivano estremamente sospette. Io non sapevo nulla all'epoca del nascente rapporto dei Ross e di quello che poi, insomma, si è saputo in quegli anni che aveva interessato anche il collega Borsellino, i rapporti difficili col procuratore Giammanco. Queste sono tutte cose che ho saputo dopo. Però a me apparivano molto sospette già all'epoca. È chiaro che se io avessi avuto ancora la titolarità del fascicolo, grazie, avrei sicuramente proceduto anch'io a delle iscrizioni.
e avrei sicuramente approfondito le indagini prendendo contatti con il collega Anatoli. Io per il momento il collega Anatoli sapevo solo che aveva sottoposto ad ascolto delle intercettazioni telefoniche, però non avevo contezza dell'esito di questo. Se avessi avuto naturalmente ancora il fascicolo, sicuramente avrei approfondito, che poi era l'epoca che io mi muovevo molto, già altre volte ero venuto giù a Palermo a prendere contatti, cioè io credevo molto nel contatto diretto col collega, quindi sarei sceso giù e ho detto proviamo a fare questo, questo e questo, eccetera, eccetera. E mi rammarico quanto al fatto della trasmissione degli atti a Lucca, su cui ho già detto formalmente corretta, ma nel momento in cui si ipotizza un 416 bis mi sembra, cioè, una lettura molto sminuente, molto un po' così, formale, limitata agli aspetti societari della vicenda. E mi è rammaricato molto, perché io penso che se tutto il fascicolo, compreso le famose bobine, le intercettazioni telefoniche, le nostre, che non tanto ma qualcosa avevano detto, fossero state mandate a Palermo, probabilmente forse non ci sarebbe stata l'archiviazione del giugno del 92 e forse ci sarebbe stata una prosecuzione di indagine che, incartate le dichiarazioni di Leonardo Messina, poteva aprire la via poi a quelle che furono le dichiarazioni, perché ho letto in questo atto della procura di Caltanissetta le dichiarazioni di Sino, le dichiarazioni di Giovanni Brusca, che invece aprono tutto uno scenario che io naturalmente non potevo conoscere, ma che io avevo intuito, perché una grande azienda come questa che si mette a fare queste stanze mi suonava molto strano. Ecco, spero di aver risposto esaurientemente. Grazie mille. Allora, il senatore Russo, il vicepresidente De Rao, solo per capire tutti, quindi sì, il fascicolo le fu sottratto per effetto dell'ispezione o a seguito del procedimento che poi le è stato... Allora, il procedimento non mi fu fisicamente sottratto, però a seguito della prima ispezione Martelli e della prospettazione della segnalazione disciplinare del procuratore generale, io ritenni di astenermi, sia perché a questo punto prevale la necessità di difendersi, giusto? Quindi per avere più mano libera nel difendermi, sia e soprattutto, però devo essere sincero, perché io in questa indagine credevo molto e quindi non volevo che scivolasse nel disinteresse, questo è un fascicolo che scotta, è meglio che lo mettiamo qua, capito? Ritenevo che invece fosse necessario un approfondimento serio. Allora dico, visto che io sono diventato, diciamo tra virgolette, poco credibile, ok, e che mi porta appresso questa diceria, eccetera, lo faccia qualcun altro che magari, capito? Questa è la risposta. Grazie, dottor Lama. Prego, senatore Russo. Sì, grazie. Per precisare meglio questo tema del fatto che questi passaggi formali di inchiesta al Tribunale di Palermo, se ho ben capito, e vorrei ci rispondere con precisione, portano dei contatti diretti con magistrati della Procura di Palermo, nello specifico il dottor Anatoli? E poi un'altra domanda è venuta parlando a lei. Lei ha parlato che ha fatto anche altre indagini per cui è stato considerato, tra virgolette, un rompiscatole della Procura di Genova. Volevo comprendere, ma di queste indagini poi ci sono state delle, in qualche caso, delle risultanze importanti? Beh, per esempio... La prima domanda però... Chiedo scusa. Facciamo prima anche il vicepresidente, così sì, le fa tutte e due, tanto penso che se le ricorda. Prego, vicepresidente De Rao. Grazie presidente, grazie dottor Lama per la sua rappresentazione. È evidente che allora non si usava iscrivere immediatamente l'indagato, si usava persone da identificare. Detto questo, due sole domande. Il 26 agosto del 1991 lei invia la missiva a Palermo. Questa missiva che lei invia a Palermo è corredata anche di una copia dei verbali di intercettazione, dei brogliacci, delle bobine, o è solo missiva? E
poi successivamente lei inviò altri atti a Palermo, eventualmente non fosse stata già la prima missiva corredata di questi atti, inviò altri atti a Palermo in cui bobine e copie dei verbali fossero appunto a integrazione di ciò che aveva mandato precedentemente? Questa è la domanda. Altra, successivamente lei sa anche diciamo dopo la sua astensione se siano mai state mandate bobine e verbali delle intercettazioni a Palermo direttamente da Massa Carrara? Grazie, solo allora, questo. Grazie. E rispondendo alle prime domande, no, contatti diretti con la Procura della Repubblica di Palermo non ce ne furono. Ci fu soltanto lo scambio epistolare. Come ho detto prima, sicuramente se fossi rimasto titolare del fascicolo avrei preso contatti col collega Natori o con chiunque, diciamo, in quella procura fosse stato assegnatario di fascicoli per coordinare delle indagini più approfondite. Quanto al resto, alcune delle indagini che ho fatto hanno avuto esiti, se non direttamente a Massa Carrara, presso altre autorità giudiziarie dove sono andate a finire. Per esempio, ora una, per esempio quella a cui ho accennato, il traffico di stupefacenti dal Pakistan agli Stati Uniti, si concluse con una sentenza della Corte d'Assise di Massa che condannò diverse persone per omicidio, traffico internazionale di droga, perché era ancora cosa che si occupava il Tribunale e la Procura ordinaria. Un altro fascicolo, per esempio quello a cui ho accennato dei rifiuti e del traffico di cocaina, è poi andato a Napoli dove ho saputo che delle indagini e delle condanne sono state date. Però, ripeto, quello che è importante, come per esempio un'altra cosa qui non accennato, probabilmente qualcuno dei meno giovani si ricorderà, le navi dei veleni, la Zanobia, dove c'era un avvocato, anche lì si concluse con delle condanne. Cioè, voglio dire, è chiaro che quando si lavora, a volte si va in centro, altre volte si lavora a lungo e poi dopo magari i risultati non vengono. Però l'importante è operare, insomma. Di sicuro io quell'indagine, se fosse rimasta a me, questo lo posso dire, senza, non l'avrei lasciata morire così. Io avrei preso contatti con Natoli, anche perché io con la Procura di Palermo avevo già lavorato. Per esempio nel procedimento per traffico di stupefacenti, io ebbi ripetuti contatti di indagine con i colleghi Ayala e di Pisa. In altre indagini lo ebbi, mi pare, con... poi ebbi anche un colloquio su questo con il dottor Pignatone, che non era però diventato ancora procuratore capo della Repubblica di Roma. Cioè, voglio dire, io mi muovevo, insomma, cercavo di trovare delle indagini nel traffico, quella del traffico di armi, non so con quanti sostituti procuratori ho parlato, cioè non ero di quelli che una fa l'indagine e te la coltivi da sola, per me gli apporti dei colleghi, prego. Ma è una prassi normale questa? Cioè il collega Natori non poteva lui prendere contatto con lei? Cioè il fatto che un'indagine così importante, riguardante collegamenti a questo, che potevano aprire scene importanti, rimanesse un pure semplice scambio epistolare? Cioè no, questo dovrei comprendere. Se non era stato fatto normale che la Procura di Palermo la chiedesse maggiori chiarimenti a questo punto. Questo a parte che forse andrebbe chiesto a lui, di fatto, però devo stare anche un po' zitto perché potevo anche io nel novembre del 91 pigliare in mano il telefono e parlare, ma ripeto, era una cosa che sicuramente avrei fatto se avessi avuto ancora la possibilità di svolgere opportunamente indagini, ma purtroppo per le vicende che ho narrato mi fu tolta. Rispondendo alle domande del vicepresidente... No, le posso dare conto di quello che mandai in un prima battuta con le prime notizie. Io mandai al collega, alla Procura di Palermo, copie delle annotazioni di servizio della locale sezione PG, aliquote postate, Guardia di Finanza. Non escludo però che in queste annotazioni siano contenute forse anche qualche brogliaccio di telefonate. È possibile, perché di fatto erano loro che
con gli apparecchi presso la Procura seguivano le intercettazioni telefoniche. Mandai invece copia delle informative di PG del Comando Nucleo Polizia Tributaria Guardia di Finanza di Massa Carrara, del Comando Nucleo Polizia Tributaria Guardia di Finanza GICO, seconda sezione Palermo, e del Nucleo Regionale Polizia Tributaria Guardia di Finanza di Bologna. Quindi insomma mandai ampie informative, quindi il collega effettivamente aveva un ampio, comunque, poi la mia, se avrà occasione per carità di leggersela, io non è che ho mandato gli atti così, ho fatto tutto il resoconto di quello che avevo trovato, di quello che avevo scoperto, quindi insomma comunque il collega aveva un'ampia dettagliata cosa per poter operare. Certo rimane il rammarico, ripeto, che se avessimo mandato, come io pensavo, tutto il fascicolo, forse qualcosa poteva, magari poteva cambiare. Prego. Grazie mille, se non ci sono altri interventi io ringrazio il dottor Lama per averci permesso questo approfondimento e chiudo i lavori della commissione.